Un libro mi ha preso a pugni. Sto parlando della brevità della vita di Seneca. Ebbene, perché dico così? La brevità della vita, come appunto dice il titolo stesso, è il fulcro del discorso che porta avanti Seneca per invitarci a viverla al meglio, a vivere la nostra esistenza nella maniera più felice possibile, però sgridandoci. Perché usa un tono veramente crudele a tratti, è moraleggiante molto spesso e per questo ha suscitato in me del fastidio che quest'oggi voglio condividere con voi. Un fastidio che però porta ovviamente a cose positive, perché vi ricordo sempre, i libri quando infastidiscono, quando pungolano, allora vuol dire che arrivano a toccare il nostro animo e ci permettono di ragionare perché danno fastidio alla nostra emotività e quindi un motivo c'è, un motivo c'è. E oggi vi spiego perché mi ha dato fastidio questo signore qui. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale della vostra Mary Jekyll, il canale YouTube dedicato alla letteratura tra oscurità e provocazione. Oggi parliamo di provocazione perché mi sono sentita provocata da questo libro. Seneca qui mi ha fatta sentire colpita, additata. Con il suo tono moraleggiante, che può piacere o non piacere, nel mio caso non rientra nei miei gusti, ma comunque è utile per il messaggio che contiene questo testo. Insomma, Seneca sfrutta queste pagine per ricordarci quanto è importante la vita. La vita vissuta veramente, non la vita che viene lasciata a sé o comunque che non viene vissuta con consapevolezza. Seneca in questo scritto mette al centro la consapevolezza e quante volte noi, cioè anche voi che state guardando e mi metto in mezzo anch'io, noi ci siamo sentiti vittime della vita. O comunque non in grado di portarla nella direzione giusta e darle un senso profondo. È una vera e propria critica quella di Seneca alla nostra incapacità di essere felici, perché ci lasciamo trasportare da passioni, ambizioni, dipendenze che non ci permettono di vivere il tempo come meriterebbe di essere vissuto. Poi ditemi se vi sentite pungolati da questa cosa, perché io sono rimasta ben colpita, sono rimasta anche interessata, devo dire, da questo tipo di approccio. Ripeto, per quanto moraleggiante mi è rimasto impresso. Partiamo dalla concezione del tempo che ha Seneca, parliamo di passato, presente e futuro. Una cosa curiosa che Seneca dice che mi ha colpita è questa: il futuro non ha senso in virtù del fatto che non esiste ancora, è incerto, non abbiamo controllo sul futuro. Il presente poi non è ciò che effettivamente viviamo per lui, ma è qualcosa che sfugge via. L'unica cosa che per noi esseri umani rimane salda è il passato, perché ciò che effettivamente viviamo, consideriamo il tempo della nostra vita, è il ricordo che abbiamo del nostro passato, quindi delle azioni che abbiamo compiuto, dei pensieri che abbiamo avuto. Ebbene, Seneca dice che breve è la vita di colui che non riesce a far fruttare questo passato. Breve è la vita di colui che arriva impreparato alla morte e che prega affinché un Dio o qualcuno gli permetta di avere una vita più lunga, ma perché non ha vissuto abbastanza. E non ha vissuto abbastanza dal punto di vista qualitativo, non quantitativo. Un uomo che ha vissuto 100 anni non è detto che li abbia vissuti tutti e 100 appieno. Vive appieno un tipo di persona che non si lascia andare a tante cose che lui critica. E su queste cose vorrei ragionare con voi perché è piuttosto pungolante Seneca da questo punto di vista. Dice che non vivono appieno certe categorie di persone che apparentemente sembrano vivere appieno la propria vita. Per Seneca fondamentale è la consapevolezza, il vivere la vita con lucidità, in pieno possesso delle proprie facoltà, in pieno controllo. È l'unica maniera per Seneca per vivere una vita felice. Quindi cosa fa? Critica aspramente alcune figure. A volte lancia delle invettive specifiche contro persone che gli stanno sulle palle del suo tempo, altre volte invece lancia invettive più generiche che riguardano comportamenti umani. Critica innanzitutto le persone
che non vogliono avere controllo sulla propria vita, o meglio, le persone che si lasciano andare alle dipendenze, come la dipendenza da alcol, la dipendenza da sesso. Critica queste persone perché si perdono, si lasciano andare a piaceri che in realtà non portano a un vero godimento, perché il godimento ci sarebbe senza una dipendenza, diciamo, da questi vizi. Non che un essere umano non si possa divertire o non possa godere della propria vita sfruttando anche i divertimenti. Tuttavia Seneca ci tiene a dire: bisogna essere presenti, bisogna usare il cervello, bisogna divertirsi, bambini, con consapevolezza e con lucidità. Insomma, Baudelaire ucciderebbe costui, nel senso che con tutti gli elogi che ha dedicato all'alcol, che ha dedicato ai piaceri, alle passioni, ecco, ci troviamo in due mondi diametralmente opposti. E Seneca no, Seneca fa il moralista, il bacchettone, e anche per questo motivo, onestamente, mi ha pungolata, mi ha dato fastidio, anche perché tra le altre cose si scaglia pure contro i poeti, dicendo che costoro mettono in luce in primis le passioni e per lui la vera poesia è una poesia in grado di educare. Su questo ho odiato questa affermazione, cioè Seneca, che cazzo dici? No, ditemi poi nei commenti se siete d'accordo con Seneca oppure se avete una posizione più simile alla mia, perché pensare a una poesia pedagogica per me è terribile, anzi è la distruzione del senso dell'arte. E lo penso perché sinceramente ritengo che l'arte dovrebbe essere libera dal moralismo, libera da ogni costrutto morale. Ma a Seneca, a quanto pare, l'arte non piace. Posizione curiosa, mi ha fatto riflettere proprio perché non la condivido, ma in particolar modo mi ha pungolata quando si è messo a criticare i politici, o meglio, l'ambizione dei politici. Perché Seneca dice che anche l'ambizione dei politici porta queste persone a vivere una vita breve, o comunque qualitativamente breve. Magari possono vivere una vita nella quale portano avanti battaglie, dopo la morte vengono anche ricordati in epitaffi e hanno tombe meravigliose. Tuttavia non riescono a badare alla propria felicità e soprattutto non riescono a badare alla tranquillità dell'animo, cosa alla quale un uomo realmente saggio dovrebbe ambire, non solo nella vecchiaia, quando ormai ci si ritrova a non riuscire a dare un senso alla propria vita perché non si è più in campo in politica. Mi ha colpito questo discorso perché, come Seneca, in effetti io per prima ho un'idea molto alta della morte, e questo vale per lui quanto vale per me. Bisogna arrivare alla morte degni della morte stessa, secondo me. È un tema sul quale rifletto, tra l'altro, molto spesso e ne sono molto affascinata. Mi affascina in particolar modo nel gotico perché è un tema che viene spesso ribaltato, a volte preso in giro, a volte affrontato di petto. È un tema che però mi fa pensare anche alla fine della mia esistenza, come alla fine dell'esistenza di ogni essere umano. E ciò che mi colpisce della morte è questo. Io ho un'idea alta della morte perché penso sempre, in maniera anche ossessiva a volte, che mi piacerebbe superarla. In qualche modo fare qualcosa per sentirmi immortale. Non che io desideri l'immortalità, sinceramente non mi attirerebbe la cosa. Ditemi nei commenti se invece voi vorreste essere immortali. Però vorrei essere immortale in senso metaforico, un po' come diceva Foscolo parlando della corrispondenza ad amorosi sensi. Si continua a vivere non in virtù del fatto che esiste un paradiso, esiste un al di là, ma in virtù del fatto che il ricordo della nostra persona rimane nel cuore altrui, nel cuore di chi resta. E si può rimanere nel cuore di chi resta più a lungo se si diventa famosi, noti, o comunque se si ha la fama post mortem, ecco, più precisamente, che è una caratteristica di cui godono effettivamente i poeti, una caratteristica di cui godono i politici, soprattutto coloro che portano avanti grandi battaglie o che compiono grandi gesta. Eppure queste stesse figure sono le figure che Seneca attacca.
Per questo mi sono sentita un po' scossa, per questo mi sono sentita un po' confusa, perché ho detto, ma, wait, tutti e due, io e te, Seneca, tutti e due abbiamo un'idea alta della morte. Eppure tu mi dici che hai un pensiero diverso, anzi diametralmente opposto rispetto a questo. Come mai hai un'idea così diversa dalla mia? Mi sono data una risposta, ovviamente, andando avanti con la lettura, perché Seneca dice che ritiene di qualità una vita non da dedicare a un obiettivo che per forza si deve raggiungere, perché altrimenti questa sete non viene mai acquietata, non ci si sente mai sazi. E quando questo qualcosa può esserci portato via, come una carriera politica con la vecchiaia, non è vera felicità. Anzi, è delegare la propria felicità a qualcos'altro, qualcosa di esterno a noi. E in questo senso la qualità della nostra vita fa schifo per Seneca. Per lui è di gran lunga più importante la consapevolezza che è in grado poi di darci la felicità. Quindi desiderare una vita tranquilla per dedicarsi a qualcosa che riempie l'animo. E facciamo attenzione, non parla di sapere nozionistico, perché anzi, altra cosa che critica, perché è un criticone, Seneca proprio critica, ci tiene a criticare coloro che sono affascinati dalle nozioni o comunque dalle piccole curiosità, tips and tricks, cose così. Lui odierebbe i videini che vanno di moda adesso dedicati ai tips and tricks, life hacks, cose veloci, impara in 5 minuti una cosa. No, lo odierebbe tantissimo, perché direbbe questo è sprecare la propria vita. Questo non è ottenere davvero qualcosa dal sapere. Anzi, non è sfruttare il sapere appieno. E su questo, devo dire, mi sono trovata molto in linea con Seneca. Perché solo in apparenza una nozione può sembrarci sapere. In realtà il sapere è qualcosa di decisamente più elevato, qualcosa che porta al ragionamento, che porta alla messa in discussione, che porta poi alla crescita. E qui Seneca fa un elogio molto bello al sapere che voglio leggervi. Soli fra tutti, raggiungono la vita serena a coloro che si dedicano alla sapienza. Sono i soli che sanno vivere, perché non si limitano ad amministrare bene la loro vita, ma aggiungono alla propria anche le vite precedenti. Tutti gli anni passati fanno parte del loro patrimonio. Se non vogliamo apparire dei terribili ingrati, dobbiamo riconoscere che i famosissimi fondatori delle sacre dottrine sono nati per noi, hanno preparato la nostra vita. Grazie alle fatiche altrui, veniamo guidati verso grandi verità strappate alle tenebre e portate alla luce. Nessuna epoca ci è sconosciuta, in tutte veniamo accolti. E se con la nostra grandezza d'animo riusciamo a superare le miserie della condizione umana, possiamo spaziare attraverso i secoli. Molto bello questo passaggio, perché è un vero e proprio elogio alla sapienza vera, a quella che ci permette, come dice lui, di vivere più vite, non solo la nostra, che da un punto di vista temporale, ahimè per una questione biologica, è limitata. Il sapere ci permette infatti di vivere vite delle quali magari non condividiamo i pensieri e i valori, però pensiamo solo anche a quello che ci porta la lettura, perché per questo per me è fondamentale la lettura. La lettura è una cosa figa, perché ci permette di entrare in mondi che non potremmo neanche esplorare, in punti di vista che non potremmo mai avere. Davvero la lettura ci permette di vivere tante vite. Però mi permetto di sgridare Seneca da un certo punto di vista, ciccino, perché non sono d'accordo dal punto di vista artistico, diciamo. La sua considerazione dell'arte sembra praticamente nulla, fa un elogio alla pedagogia, ma schiaccia l'arte, e quindi tutto ciò che di morale non c'è nell'arte. E per me l'arte fa crescere proprio anche da questo punto di vista, proprio perché ci permette di andare oltre un limite che paradossalmente ci viene dato dalla sapienza, almeno come la intende Seneca, che è molto molto legato a questo moralismo che lui utilizza anche nel suo stile. Nonostante il moralismo, io devo dire, ammiro molto
questo modo di approcciarsi al pensiero di Seneca, perché può offrirci davvero degli spunti interessanti per vivere una vita più felice o quantomeno più serena. La critica che Seneca fa all'ambizione dei politici riguarda precisamente qualcosa di psicologico, anche se la psicologia ai suoi tempi non esisteva. Però ecco, lui fa riferimento a quella che noi chiameremo oggi ossessione. L'ossessione di ottenere qualcosa, un riconoscimento per essere ricordati dopo la morte, è qualcosa di malato che non ci permette di stare in pace con noi stessi. Ora, sono d'accordo o non sono d'accordo? Per me dipende, nel senso che alla fin fine qualcuno potrebbe anche essere guidato da un'ossessione e associare quella cosa, ecco, alla propria felicità, rendere anche simbolo la propria vita da un certo punto di vista. Dall'altra parte capisco anche che l'ossessione non è qualcosa di sano, e Seneca crede moltissimo in una vita sana. Ci tiene anche tantissimo a formare coloro a cui indirizza i suoi scritti. Tra l'altro, a proposito, devo recuperare anche le lettere a Lucilio. Ci tiene tantissimo a formare le persone a cui scrive, a questo. Ci tiene tantissimo alla salute della propria vita. E questo dovrebbe farci riflettere sul modo in cui rischiamo di sprecare la nostra vita perché non siamo lucidi nel momento in cui ci dedichiamo a un divertimento, ci dedichiamo a qualcosa per non pensare a qualcos'altro. Insomma, per vari motivi mi ha colpita davvero molto, anche se non sono concorde comunque con tutto, anzi, proprio in virtù del fatto che non sono concorde con tutto, mi ha toccata. Ha fatto sì che io mi mettessi a ragionare anche sulla mia vita e mi sentissi criticata anche in alcune mie scelte di vita, se vogliamo. Ovviamente questo scritto lo considero uno spunto dal quale partire per ragionare, però rimane uno spunto interessante. Io ve lo consiglio tantissimo se volete farvi pungolare, ecco. Magari siete d'accordo su tutta la linea con Seneca e non vi sentite pungolati, per carità, può essere. Però fa questo effetto, secondo me. Lui ha questa capacità di disturbare, un disturbatore bacchettone. Ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Intanto io vi ringrazio per aver seguito il video, lasciate mi piace se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E io intanto, insieme a Seneca, Birbantello, vi mando un bacio e alla prossima storia. Ciao!